Indro Montanelli, nella mia lunga e tormentata esistenza, Rizzoli. È una raccolta di lettere scritte da Indro Montanelli nel corso appunto della sua lunga e tormentata carriera dal 1929 al 2001, anno della sua morte. Ma è soprattutto un ritratto, se non l'unico possibile, se non sempre veritiero, molto affidabile di colui che è considerato il più grande giornalista della nostra storia, perché mette in luce i momenti di gloria e di grandezza, come quelli di sconforto e di sconfitta. Raccolte e curate da Paolo Di Paolo sono lettere scritte da Montanelli ai suoi genitori, agli amici, come Longanesi, ai rivali, come Malaparte, ai colleghi e ai direttori del Corriere della Sera, il suo primo e il suo ultimo quotidiano, ai colleghi del suo giornale, che fondò nel 74 e che diresse per 20 anni da questo studio. Sono lettere scritte a scrittori, come Sciascia, a politici, come Saragat o Cossiga, ma soprattutto lettere scritte a coloro che lui considerava essere i suoi unici e veri padroni ed editori, i lettori. Chissà quante volte ho preso per giusta la causa sbagliata e quante altre l'ho sbagliata perché mi faceva più comodo credere o fingere di credere che fosse quella giusta. La capacità di autoinganno degli uomini, di tutti gli uomini, compreso chi scrive, è purtroppo inesauribile e quindi ecco il più sincero, anzi l'unico sincero augurio che mi sento di fare a voi giovani. Quello di non badare a distinguere fra battaglie vittoriose e battaglie perdute, ma fra cause giuste e cause ingiuste. Il modo per non sbagliare c'è. Scegliere sempre, rinunciando agli autoinganni, la più difficile. Il premio? Nessuno. Cioè uno solo, la pace con voi stessi. Tra pentimenti, giustificazioni, confessioni, battute fulminanti e ritratti impietosi, si pensi alla lettera che scrive a Camilla Cederna distruggendo le sue ossessioni complottiste dopo la morte di Gian Giacomo Feltrinelli, o la lettera con la quale risponde a dei giovani studenti quali loro chiedevano conto a lui del suo passato fascista, Montanelli, raccontando cosa pensasse di sé e dell'Italia, racconta tantissimo di se stesso e dell'Italia. Da queste lettere, battute sulla sua fedelissima Olivetti lettera 22, esce fuori il Montanelli fascista, poi resistente, sempre e comunque anticomunista, esce fuori il Montanelli grande inviato e grande depresso, il Montanelli che faceva e disfaceva i direttori del Corriere della Sera, il Montanelli che raccontava storie bellissime, ma quelle più belle probabilmente le inventava. Esce fuori il Montanelli giornalista e soprattutto uomo, in tutta la sua grandezza e con tutte le sue contraddizioni.